Buon weekend a tutti ragazzi, sono ZWillix ed in questo nuovo video vi mostrerò nel periodo di Halloween 2017 cosa la Rockstar ha aggiunto su GTA Online. Se volete aiutarmi mi raccomando lasciate un bel pollicione in su e dovete sapere prima di tutto che se fate accesso a GTA Online tra oggi e il 6 novembre qualsiasi giocatore che avrà fatto accesso in questo periodo riceverà ben 400.000 dollari gratis sul proprio conto in banca. Però ricordatevi che i soldi arriveranno solo tra il 6 e il 13 novembre e che quindi non arriveranno subito. Dovete aspettare quel periodo prima di ricevere questo denaro, ricordatevelo. Dopodiché, per chi non lo sapesse, anche se penso che lo sapranno tutti, la Rockstar ha finalmente fatto uscire la vigilante disponibile nel sito Warstock Ash & Carry, di cui ci ho fatto anche la recensione ieri. Vi lascerò il video nella descrizione. Ma oltre a questo, cosa ha aggiunto la Rockstar? È stata aggiunta una nuova gara multiveicolo bomba di nome Inferno, dove potete trasformarvi in una Batmobile o addirittura in una bestia. Consiglio di giocarla a tutti almeno una volta. La potete trovare insieme alle altre gare multiveicolo. Oltre a questo è stata aggiunta una nuova modalità competizione di nome Condannati, che sinceramente a me non è piaciuta per niente. Comunque vi spiego come funziona. Praticamente in Condannati ci sono dai 2 ai 4 giocatori, dove questi si suddivideranno in 2 squadre. In una partita da 4 giocatori ad esempio 3 persone dovranno difendersi e nascondersi dal condannato, che dovrà ucciderli per prendere il loro posto. Se un condannato ucciderà una persona, il condannato ritornerà nella squadra che si deve nascondere, mentre la persona che è stata uccisa diventerà automaticamente un condannato. Quando una persona è un condannato, praticamente ogni secondo che passa la barra di questo giocatore che è diventato condannato calerà sempre di più, e ovviamente finché non tornerà nella squadra dove ci sono i giocatori normali la barra continuerà sempre a calare sempre di più. E quando la barra finirà, buona, avrete perso il round. Vince il dopatissimo che rimarrà ultimo in gioco, che avrà fatto esaurire la barra agli altri giocatori per primo. Parlando di altro, la Rockstar ha anche aggiunto le maschere degli anni scorsi, le pitture facciali, pupazzi da poter aggiungere nella macchina, tatuaggi, clacson di Halloween. Ed infine 3 magliette sbloccabili se facciamo accesso prima del 30 ottobre. Per quanto riguarda il doppio guadagno, innanzitutto dovete sapere che le missioni vendita dell'hangar hanno doppio guadagno, perciò se avete 50 casse di narcotici ad esempio o comunque cose del genere potete guadagnare un totale di ben 1.700.000 dollari. Vi consiglio di dare un'occhiata alla guida delle missioni dell'hangar che troverete nella descrizione. Questo doppio guadagno durerà fino al 6 novembre come il doppio guadagno sulla modalità competizione Condannati. Invece le gare multiveicolo avranno doppio guadagno di dollari solo fino al 30 ottobre. Parlando invece di sconti, abbiamo veramente un sacco di roba ragazzi. I veicoli a tema di Halloween scontati del 25% sono la moto LCC Sanctus, uscita l'anno scorso, quella col teschio che ha 2 occhi rossi come fari, l'Albany Frankenstein ed infine l'Albany Lurcher, che sono 2 veicoli che secondo me fanno un po' cagare, però dettagli. Mentre il resto degli sconti sono del 30% e ce ne sono veramente parecchi. Però ci sono anche tanti sconti di cui a me mi importa una sega. La lista completa la potete trovare in descrizione, quindi vi dirò solo quelli più importanti secondo me, quelli che vi consiglio insomma. Abbiamo lo sconto del 30% su tutti gli hangar, tutti i bunker, tutte le clubhouse e tutti i magazzini veicoli. Poi su Ram Buggy, sulla Rainer 2000, la Raston, l'Infernus Classic, la Shotaro, il Penetrator ed infine il V65 Molotov. Riguardo gli sconti segreti che possono avere solo una parte dei giocatori, fanno un po' cagare tutti, eccetto per il 40% dello sconto sulla super sportiva Emperor ETR1, il 25% sull'Ocelot Ardent ed infine il 10% sull'aereo Rogue. Vi ricordo che se volete giocare con me a GTA Online, soprattutto in questo periodo di Halloween, potete entrare nella mia crew per PS4, troverete il link della mia crew bomba nella descrizione qua sotto. Inoltre se questo video vi è piaciuto ragazzi, mi raccomando, spolliciate in su a bomba ed infine iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per altri contenuti. Da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Aprite gli occhi stronzi, sono in giro in brutti giorni, tutti i giorni per salaria, cambi aria nei miei sogni, mi vivo così tante brutte storie.